Anna! Dimmi, dimmi. Che bell'ombrellino che hai, ce l'ho anch'io. Ho visto, bellino, oggi fa caldo. Eh sì, ma siamo soprattutto molto orientali. Sai che il signor Ender ci ha regalato questi ombrellini? Chissà perché. Perché dobbiamo fare un lavoro importante oggi. Tra l'altro, Anna, il signor Ender è in ritardo col pagamento del mese, secondo Davvero? Me. Sì, ma mi ha detto. Ma l'avevi detto? No, ma non ti preoccupare, sono sicura che paga. E mi ha detto che i fornitori praticamente non gli hanno dato i soldi questo mese, quindi dobbiamo aspettare una settimana per i soldi. Va bene. Lo so, però mi ha chiesto di lavorare gentilmente lo stesso perché gli serve questo ristorante sushi con la massima urgenza. Sì? Sei contenta? Sushi? Sì. Ti piace il sushi, eh? Sì. Lo so. Decisamente. E tu infatti, lo sai. Infatti, abbiamo tutta una serie di cose, a parte che abbiamo il sushi. Guarda. Ecco. Guarda. Lo so. Guarda. Lo so. Guarda che ti do. Guarda un po'. Guarda che bello. Guarda sushi! Che bello. Ti piace, Anna? Sì. Sai che credo che anche ai miei craft scritti piaccia molto il sushi, perché vedo che il cellulare sbava. E io sono in craft live, quindi se sbava vuol dire che i miei craft scritti sbavano vedendo il sushi. Guarda, ti faccio vedere, guarda. Okay, prendo aspetta. Un roll, per esempio, al rainbow roll, glielo lancio. Guarda come sbava. Oddio, guarda lì. Gli piace un botto, gli piace. Ok, allora sono come me i tuoi craft scritti. Ti faccio vedere una chiccheria prima di iniziare. Allora, guarda questo. Questo è un tavolino tipico. Questi qua sono i tappeti tipici, ok? No, brava. Oh, che bello. È bellissimo, no, Anna? È bellissimo. Ti faccio vedere un'altra cosa. Guarda qui. Se per caso io adesso volessi mangiarmi un donabe con miso, che non ho idea di che cosa sia, ma sembra orientale. Io sì, ma va bene. A quanto pare non è proprio perfetto, eh. Ho capito perché. Perché questo è in stile orientale, ma qui siamo sempre in occidente, capito? Ci dobbiamo sempre un po' adattare. Quindi dobbiamo mangiare per terra. Cioè, vabbè, se vogliamo sushi di carne, magari facciamo le sedie un po' più alte. Beh, volendo, guarda, si può fare anche così, eh. Per nutrirsi di questo sushi di maiale, che non esiste perché si muore se si mangia la carne di maiale cruda. Però è pur sempre bello. Ma guarda che comunque in Giappone non è che mangiano solamente sushi. Infatti è vero. No, dai, tranquilla, non credo che ci saranno problemi. Mi spaventano un po' i tavolini, però quando uno mangia alla fine le cose le può anche tenere in mano. Guarda, no? I tavolini, se c'è un problema, usiamo questi bellissime sedie. No, quelli sono bellini, però non lo so. Secondo me meno orientali. Vediamo un po', dai. Ok, comunque c'è qualche mio craft scritto che dice che detesta il sushi. Ma per voi c'è particolare. C'è il Kraft Donald da quella parte, esatto. Ricordatevi questa città. A me non piace. Davvero? Non piace tanto, no. Beh, del resto quando si ha un bambino piccolo come Bubolo non si può andare né al sushi né al Kraft Donald. È vero, che vita orribile ci tocca, porca miseria. Va bene, senti, allora iniziamo. Vabbè, sono prontissima. Allora io ti dico, abbiamo... Non è facile perché abbiamo diversi blocchetti che possiamo utilizzare per fare una costruzione un po' più orientale. Ok, per esempio vedo che in mano hai il tatami, che è il tappeto. Sì, quello però è all'interno. Io pensavo di fare qualcosa con questi. Cioè, non lo so, a voi craft scritti piacciono? Che dite? Li utilizziamo o non li utilizziamo? Li abbiamo un po' di tutti i colori, eh. Ah, quindi non facciamo una struttura stile orientale come questa piccolina qui. Fa vedere. Ah, è la miseria, non saremmo mai capaci di fare una roba del genere. Quanto ci Anna? Vuole fare un tetto del genere? Tantissimo, è difficilissimo. Non mi mettere in difficoltà davanti al signor Ender. Ok, giusto. Non quindi lo so, facciamo però. Tipo, ho capito, vuoi fare quei ristoranti di sushi molto futuristici? Quelli moderni. Ok, capito. Ci sono. Ok, ci sei. Va bene, sì. Allora che dici, usiamo questo blocco che si chiama Namako? Oppure no? Namako, ok. Ma a me c'è non solamente dispiace. Nero e blu? No, c'è un po' di tutti i colori, c'è anche giallo, però ad alcuni piacciono dei miei craft scritti, ad altri invece no. È un po' una divisione totale, ti dico la verità, tra i miei craft scritti. Tra l'altro ti devo aggiornare sulla situazione del mio canale. Sì, assolutamente. Di questa settimana, perché ci sono state delle nuove rivoluzioni. Allora, praticamente ti racconto, ho fatto la parodia di una canzone nuova che è uscita sull'internet. Sì, non so se l'hai mai sentita. Si chiama Craft. Non l'ho mai sentita. Ed è scritta da uno che si chiama Young Creeperino.
Ok. Sì, e fa tipo... a proposito di Young Creeperino, guarda nella casa del vicino. Cos'è c'è? Dove? Un creeper. Oh! Ale, sarà contento quando torna. Young Creeperino. No, non credo. Young Creeperino vive alle Bahamas, nella ricchezza. Comunque, sai, ti volevo dire, praticamente Young Creeperino è un tipo molto famoso ultimamente. Ha fatto sta canzone che secondo me è una canzonaccia. Però io non si dicono queste cose. Ho fatto la parodia io sul Kraftwerk, no? E com'è andata? È andata benissimo, tutti che me l'hanno cliccata a dirmi: ah, bravo, è meglio dell'originale, strafantastico. Ma tu non l'hai sentita la canzone originale di Young Creeperino? No. Cioè, in realtà ho cercato di dimenticarla, non è il mio genere. Ci sta. Allora, intanto descriviamo cosa stiamo facendo, eh. Allora, prima di tutto ti dovrei dare un incarico. Allora, sto cercando la porta adatta, in realtà. Aspetta. No, la porta adatta ce l'ho io, è questa. Okay. Il problema è che non abbiamo, vedi, queste sono le porte. Sono bellissime, però si scambiano di posto in modo strano. Ah, ok. Sì, non lo fanno. Cosa cavolo? No, vabbè, smettila, ok. Ok, io stavo cercando di mettere il pavimento interno, che dovrebbe essere, se siamo proprio tradizionalisti, con il tatami, no? Sì, esatto. Tatami giapponese, questo qua. Ce l'abbiamo di diversi colori, però non è che è proprio bellissimo, perché sostanzialmente è sempre verde. Cioè, l'unico colore. Però se vogliamo essere veramente tradizionali, dobbiamo adattarci. Quindi speravo, io stavo pensando, cambiasse verso, invece no. Neanche. Vabbè. Stavo pensando una cosa. Per il muro esterno, no? Vogliamo utilizzare... qualcosa che ci sta bene con il tatami, quindi tipo farlo color verdino, che dici? Secondo me è una buona idea. In realtà io volevo proporti di usare le porte, perché hanno uno stile particolare. Solo che tutto dopo aver visto quando le hai piazzate, che creano un po' di problemi, magari scegliamo qualcosa di più semplice. Magari ce n'è una che non crea problemi, si chiamano Shouji. Shouji. Infatti ci sono. Sono. Ci sono le... no, ci sono le in finestre sono grandi. Anche queste. Però queste sono da interno. Va a vedere. Ah, no, quelle sono brutte, non mi piacciono. Io no, purtroppo... ad aprirle. Hai ragione, non c'è niente. Cioè, l'unico modo sarebbe fare tutto così. Che effettivamente esatto, crea un effetto... Esatto, io pensavo così. Beh, allora, fin tanto che i clienti non le toccano, va tutto bene. Va tutto bene. Se poi qualcuno si azzarda a cercare di aprire una parete, il disastro. Però semmai gliele facciamo pagare, no? Ci giusto, può stare. Giusto, allora quindi facciamo così? Sì, facciamo così. Però, allora, tu... fanno uno strano effetto sopra. Vabbè, non è brutto comunque. Allora, io cambio il colore del Namako, però. Non ti piace? Perché a questo punto lo prendo verde. Okay. Se utilizziamo tutto verdino, secondo me ci sta bene. Ti stavo dicendo, però, non mi hai risposto. Quindi l'hai visto o no, sto Young Creeperino? L'hai sentita o no, sta canzone? Te l'ho detto, sì, ma sto cercando di rimuovere il ricordo. Ah, non ti è piaciuta tanto. E non è il mio genere. Ah, ok, ok, ma credo che non sia il genere di nessuno, in realtà. No, in realtà sì, però, vabbè, lasciamo stare, dai. Sono gusti. Volevo fartela, volevo accennartela, così magari ti tornava la memoria, però... Volevo cantarla. Signor Ender, non mi sento tanto... Credo di aver lasciato Bubolo da solo a casa, smettila. Devo correre. La celeberrima Kraft di Young Creeperino. No, non la canto, è meglio. No. Ok. Grazie. Allora, il sopra qua lo farei riprendendo di nuovo il legno, ok? Ok, ma non è un po' troppo basso per il soffitto? No, tranquilla. Ok. Tranquilla. Beh, dobbiamo comunque chiudere così, perché altrimenti le porte diventano strambe. Vedi? Io ti così. Volevo far vedere una cosa che ho trovato, che a me piace tantissimo. Okay. Si usa parecchio e serve per tipo tende da sole. Volevo trovare un verde che ci stia bene. Eccolo qua, guarda. I miei craft scritti dicono di usare però un'altra cosa. Aspetta, sono d'accordo. Invece che sti colori zozzoli. Sì, è carino. Che cosa dovrebbe essere? Te l'ho detto, sono tipo tende da sole. In realtà dovrebbero essere un pochino più basse. Di solito sono sempre gli ingressi dei negozi, dei ristoranti. Ok, vanno bene. Carine. Sì, mi sembrano carine anche a me. Che dite, ragazzi? Secondo me, allora, mi piace molto il muro esterno. Il Namako, devo dirvi, non è bellissimo. Infatti magari lo usiamo soltanto per i lati. Però dobbiamo per forza, miei cari craft scritti. Io non ho capito poi l'uso del Namako. Che cos'è? È perché è una richiesta del signor Ender. Bisognava usare per forza determinate cose orientali, tra cui il Namako. Che nessuno sa che cosa sia. Nessuno lo sa. Però da vederlo da qua, se tu vieni, allora, a parte le bandierine che hai scelto
questo verde pisello troppo che chiaro? È troppo brutto. Magari metti un altro colore, tipo nero, dai, lo stiamo facendo elegante. Ah, ok, no, perché tu hai usato il verde, quindi ho detto vabbè, no, il verde. Ho cambiato idea. Così? Ora, fa vedere? Bellino. Ma sì, dai, secondo me può andare bene. Poi stavo pensando, oltre alle finestre che magari le metterei dopo, di prendere una show. Che poi il signor Ender ha anche richiesto una cosa extra. Ha detto se possiamo gentilmente, quando arriva poi, siccome il proprietario è in zona, okay, farci vedere che parliamo la lingua più o meno giapponese, capito? Più o meno ha detto, non serve proprio giapponese, però qua ho fatto di nuovo un pasticcio, mi sa. Però aspetta, e forse tu, no. Come sei messo? Bah! A riguardo. Riesco a fakeare il giapponese, nel senso tipo wow, Sabaru Katamarano! Credo, però no, mi hanno detto che non sono molto credibile. No. Vabbè, volevo io farti una piccola proposta. Ecco, stavo anche vedendo. Allora, non dappertutto questo, nel no, senso che deve no, fare. No, volevo dirti tipo un design. Esatto, quello era il punto. Noi usiamo i tavolini quelli bassi, giusto? Sì. Ce li hai? Sì. Ok, stavo pensando tipo metterli a quadrato così. Ok, aspetta. No, con il tatami. Va bene. No, secondo me sotto il tavolo il tatami non ci va. Ci va solo intorno, così, guarda solo che bel intorno? Okay. Solo intorno, un bel effetto. Ecco, di fare no? così con le sedioline tutto intorno. E lo spazio su cui si cammina non metterlo. Quindi ad esempio, scusa, qui, ok, fa vedere. Per lasciare la separazione tra un tavolo e l'altro. Ah, sì, bello, bello. Okay. Mi piace, molto orientaleggiante. Che ne dite, Craft Scrittis? No, vabbè, a me piace. Sai che mi chiedono di cantare il Young Creeperino? No. Anna non vuole che canto Young Creeperino. Anche perché io ti stavo dicendo, allora, praticamente, cos'è successo? Io ho fatto la parodia, no? Sì. E che è successo? Young Creeperino mi ha dato il copyright. Sì. No. È un incidente. No, qui non lo devi mettere qua sulla porta. Ah, ok. Però non è successo niente, semplicemente si becca lui i guadagni dalla mia parodia, capito? Ah. Sì. Lo so, infatti sono mese da YouTube, da CraftTube, $0, zero centesimi, uno schifo. Però meno male c'è il signor Ender che non ci ha pagato. Quindi sto mese... Quindi mi sa che questo mese facciamo la fame. Sto mese è un po' di magra, però vabbè. Ricorda quel periodo in cui vivevamo nel deserto e eravamo costretti a mangiare patate. Ti ricordi con Gibbo e Bobbo? Sì, me lo ricordo. Mamma mia che schifo. Sì, ma qua è successo un pasticcio. Ma aspetta! Ma queste? Stai a far zozzaglia, no. Ferma tutto, ferma tutta fatto, la zozzaglia. Sotto a questo c'è il coso. Scusami, l'ho dimenticato. Era così che deve essere. Ma guarda te sta Young Creeperina. No, modera i termini, non allora, ti permettere. Allora, gestisciti, vai via, le sedie le metto io, tu vai via. Pussa via. Ma siamo tutte rosse? Certo. Secondo me sì, cioè, ci vuole un po' di stile, no? Ok, puoi allora mica aspetta, mescolà. Facciamo come l'altra volta. Comunque io i miei craft mi scritti della cucina. Ok, giusto, perché non l'abbiamo ancora fatta. Però ho un'idea. Dividiamo cucina anche qua vista. Con gli shouji? No, a vista. Bell'idea. Solo nei migliori ristoranti. Certo. Ma poi dobbiamo anche trovare i cuochi. Quelli non ti preoccupare, ci ho già pensato io. Il devono signor Ender essere... quando sono arrivata mi ha dato una lista lunga, tipo 6 pagine con di cuochi? Sì. Ok, e ok. Mi ha detto, mi raccomando, se ne scegli uno che non sa fare, ti butto fuori. Ah, sì, è molto mi accogliente. Mi sa che è agitato il signor Ender. Ma pure secondo me c'è qualcosa che non va, sai? Sì. Ma senti un po', ma secondo te rimarrebbe lo spazio per una piccola fontanella al centro? Bene. O no? No? Se non rimane secondo te non fa nulla, Se non mi convince mica. Ok, io sto mettendo 4 lanterne qui agli angoli. Poi mi devi far sapere qua... Allora, la cucina tu la stai facendo qui, ok? Mm-hmm. Quindi a vista significa che comunque non c'è una divisione, quindi risparmiamo anche spazio. Esatto. Ho messo 4 lanterne di queste qua molto giapponeseggianti, molto. No, che belline. Comunque i miei craft iscritti vogliono l'accenno di Young Creeperino, quindi mi spare, ma io lo devo fare, Anna. Se mai ti tappi le orecchie. Non lo so. Va bene, dai. Ti è piaciuta? Ah, è finita. Non la so più, perché dopo aver fatto la parodia me la sono dimenticata dalla memoria. Okay. No, per fortuna. Non che dicesse tante altre cose, poi. No.
No, cioè, più o meno era tutto così. Però effettivamente qualche parola in più c'era. Mi sembra di intuire che pure a te non è che sia proprio. No, era bruttissimo. Senti un po', ma sta cucina è giapponese o no? Che significa? Cioè, è tipica? Sì, sto usando proprio lo stile giapponese. È importante. Voglio capire che cos'altro rimane da piazzare assolutamente. Perché ci sono delle cose che non abbiamo messo, ne sono sicuro. Ah, ecco, per esempio, che colore ci potrebbe essere? Questo arancione mi piace. Vedi, qua tipo al bancone, da una parte, tipo qua, mettiamo degli sgabellini perché c'è chi magari viene a prendere il caffè, capito? Se ci sta bene, che dice, va bene? Così, no? 3-3. Uno si siede qua e si beve il caffè alla cucina, ok. Va bene. Però un altro tavolo, riusciamo a farcelo stare? Anche dei tavoli da uno, magari. Secondo me, teoricamente sì. Siamo sempre in una piccola cittadina, quindi non è che servono i big tavoli. Però. Non lo so. Sto facendo un pelo di fatica perché non riesco a riconoscere bene questi mobili perché sono molto specifici, capito? Ok. Sto un attimo facendo un po' fatica. Io sto facendo un'altra cosa. Se vedi, non so se ti garba, però secondo me ci può stare anche così, eh. Ok. Vedi, faccio un po' una roba del genere. Sono dei tavolini che non occupano molto spazio. Tolgono un po' di spazio qui alla, diciamo, a essere, no, più vasto, però... Posso azzardare una cosa? I tavolini singoli, non ce lo mettere il tatami sotto perché neanche si vede. Oppure facciamo dei tavoli normali con la sedia normale. Mi piace. L'unica cosa era che toglieva spazio al bar, ho dovuto togliere qualche cosa, ma va bene, no? Ma sì, dai, tranquillo. Ecco, per creare un po' più di spazio. Oppure, lasciamo scusa, di tavoli grandi ne facciamo solo due, gli altri sono... Senti, aspetta, facciamo una cosa, guarda, sposto la cucina leggermente così. Qua la chiudiamo così. Ah, e così, okay, di dai, qua faccio ci sta così, guarda me. Facciamo un quarto, così. Ok, perfetto, dai, così va bene, molto meglio. C'è meglio. Più spazio, quattro sgabellini, sì. Così le persone che vanno a prendersi il caffè non stanno lì a mangiarlo in mezzo agli chefs. Ok, mi piace. Sì, mi piace. Mi piace. Allora, dentro non mi sembra male, ti dico la verità. Unico fatto, va fatto assolutamente a sto punto, il tetto giapponese. Sì. Lo sai fare? Non credo proprio. Se tu ci non posso sei provare. Capace, io sono capace. Ma sto scherzando. Davvero? Sì. Ma io guarda un po', io partirei tipo così, vedi un po'? Tipo faccio uno strato così, sì. Poi lo allungo ancora sopra e poi si ritira su a spiovente. Senti, capito? Guarda, fai così, guarda questo mini cosino. Infatti, ecco, è vero. È una versione molto semplificata, però. Sì, dai. Però ci può stare. Allora, quindi dovrebbe, secondo me, sporgere di due, no? Sì. Beh, per forza, perché comunque deve essere bello ampio. Mi piace costruire giapponese. Credo di avere una vena artistica per queste cose qua, eh. Ah, ma poi ti devo raccontare ancora delle altre cose. Mica è finito. Continua a vociferare sul mio canale riguardo una possibile fidanzatina di Bubolo. E ormai abbiamo capito. Secondo me è vero. Perché, cioè, finché lo dicevano in due, ci poteva stare che era una cavolata. Boh, magari voci di corridoio, no? Però quando iniziano a dirlo, tutti e... 20 e passa mila ormai, miei craft scritti. Oh, così tanti. Sì, siamo arrivati a 20.000. Infatti devo fare lo speciale 20.000 iscritti. Pensavo che fosse la parodia di Young Creeperino, però mi sa che quella è brutta, quindi non va bene. Okay. E lo dicono tutti che Bubola ha la fidanzatina, quindi secondo me è vero. Capito? Ok, chi è? Non lo so chi Voglio è. Il nome. Ma non lo so. Allora, senti, lo sai come la penso a riguardo. Sì. È piccolo, non è pronto. Il mondo è crudele e le donne peggio. Quindi ma dai! Bubolo deve essere salvato. Va allora, bene? Più che altro io non vorrei si fosse fidanzato con una brutta. Scusa, E dai, però, non essere così superficiale. Ma scusa, è mio figlio, deve avere solo il meglio, no? Deve fidanzarsi con una principessa, non lo so. Esatto. E certo, viene da una gerarchia reale, sono quello che ha sconfitto Herobrine, sì o no? Ma guarda te. Ancora con questa storia. Certo, ancora con questa storia, scusa, quanto è passato? Ormai di acqua sotto i ponti ne è passato un bel po'.
Bah, secondo me non è vero, eh. Secondo me sei tu che ti ricordi male. Era l'altro ieri. Era l'altro. L'altro. Aspetta, abbiamo una notizia dell'ultima ora. Dal mio craft phone. Dimmi. Dicono che si chiama Spinola. 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 Che in realtà si vocifera cazza Spinola o Spinolazzola in realtà. Ah. Nome peculiare, credo, ma considerato. Credo che la bimba abbia avuto la stessa brutta sorte del nostro bimbo, cioè un papà scemo. Perché lui si chiama Cazzabubolo, quindi non è che gli è andata perché, troppo perché meglio. Perché una mamma non avrebbe mai dato un nome del genere. Bah, dipende dalla mamma, io gliel'avrei dato fossi stato la mamma. Cazzabubolo, lo forgerà. Secondo te Cazzabubolo perché si chiama così, povera creatura? Ma secondo te, scusa, guarda che un giorno quando lui sarà sui libri di storia come il suo papà, che si vocifererà, diranno: ah, ma quello è il grande Cazzabubolo. Sarà un grande onore, secondo me. No? Allora, secondo me lui dovrà farne di strada prima di ricevere degli onori del genere. Beh, lo so. Pure noi lo ce so, ne abbiamo fatte di cose, lo so, abbiamo esplorato un botto di roba prima di essere riconosciuti come eroe. Ti ricordi un botto di tempo fa quando abbiamo esplorato lo spazio? Sì, vabbè, ma non sottolineare con questo un botto, un'eternità, perché non è che siamo Matusalemme. Eh beh, tu sei vecchiotta ormai, Beh? Cioè, puoi dormire fuori? No! Non vuoi la cena per il resto della tua vita? Ma... No. Allora, vecchia, a me non me lo dici! Ok, ok! Ma guarda te, questa vecchia! È tipico dei vecchi essere presuntuosi, permalosi, scusa! Anche presuntuosi! Il nonno Tombaldo è un presuntuoso incredibile! Sai cosa mi ha raccontato oggi? Guardalo come cambia discorso, dimmi! Mi ha raccontato che da bambino ha inventato i videogiochi più famosi del mondo. Tipo dice che ha inventato lui Minecraft. Anzi, Craft. Mi sono confuso perché si mina. Però Craft. L'ha inventato il nonno Tombaldo, dice. Ma secondo me è una fregata, è una scemenza, non è vero? Ma va là. Dice un sacco di cavolate. Allora, che te ne pare di sto tetto? Vieni a vederlo un po' qua, non è finito, devo andare su ancora. Però, mi piace, mi di piace, base, stai facendo un buon lavoro. L'unica cosa, non vorrei smontarti, Va bene che sia dello stesso colore, cioè il legno uguale. Certo. Non più scuro, tipo. No. Ok. Tu volevi il tetto più scuro? No, per dire. Ma no, scusa, che brutta zozzata era il tetto più scuro? Sto scherzando. È bellissimo così, ma guarda, testa barluarda. Cosa stai facendo? Sto facendo. Adesso stai dividendo? Tu fammi lavorare. Senti, ma dicono i miei craft scritti che ci dimentichiamo sempre il bagno. Com'è sto fatto? Non lo so. Vabbè, sentite, nei ristoranti giapponesi non si fa. Come non si fa? Certo che si fa. La pipì. Però nessun problema. Sai che si dice che c'è altro spazio? Che i giapponesi fanno la pipì rosa. Ma che cavolo dici? Sì, ti giuro, l'ho sentito dire. Ma la smetti questa, mamma mia, dai. Senti, ma guarda un po'. Ma parli come se fossero alieni, smettila. Ma no, scusa, sono voci di corridoio, misteri, che ne sai tu? Sì, vabbè. Quindi magari non hanno bisogno del bagno. Perché fanno la pipì rosa. Sì, la imbottigliano e ci fanno tipo... Che schifo, le palle di neve, quelle dove le scuoti e c'è la neve dentro, capito? Mettila. Vengono uno spettacolo. Vabbè, comunque, bando alle zozzaglie. Ecco, bravo, è colpa di Young Creeperino, secondo me. Mi ha... Sempre colpa sua. Sì, mi ha viziato in dire ste scemenze. Ci sta, secondo me dovrei farci un video insieme a Young Creeperino comunque. Che ne dici? No. Potrebbe essere bellissimo. Lo carico sul Craft canale. Video con Young Creeperino. Sarebbe fantastico. Sarebbe un'emozione. Vuoi mettere. Allora, qua ci siamo. Secondo me ho finito il tetto, Oh, che meraviglia. Quasi. Sto chiudendo ora. È stata una bella impresa, Però ti dico la verità, è venuto piuttosto ficonzo, secondo me, Sì, è piuttosto ficonzo. Ora, è un po' difficile aprire e chiudere queste porte, infatti per ora le lascerei aperte. Bravo. Lasciare aperte per E metterei qualcosa di luminoso, tipo... Okay. Vediamo se c'è qualcosa di giapponese, adatto e di luminoso. Ho letto una battuta un po' bruttarella di un craft scritto che dice che i giapponesi fanno la pipì al contrario ed è per quello che sono gialli.
Non si dicono queste cose. Però non l'ho detto io, vabbè. Non l'ho detto io. Scusa, era un craft scritto, ma non si scrivono queste cose. Brutto, cattivo, però era divertente. Ora, non trovo assolutamente quello che stavamo cercando, cioè una lampada. Cos'è sta cosa? Abbiamo questo problema comunque. Quello lì è un futon. Ma lo so, ma che cos'è? Un letto. E che... Oh, che... Ma che spettacolo! Comunque abbiamo questo problema, che secondo me va assolutamente aggiustato. Ma guarda qua! Sì, fregate. Ma che bello! Guarda, mi dà rigenerazione. Cioè, sono proprio avanti comunque i giapponesi, cioè, nei letti ti curi. E lo puoi anche ripiegare? Ma va! Ma che spettacolo! Bello, beh, questi vero? Li dobbiamo mettere, secondo me. Metti che no, uno no, gli vuole... No, no, no! Come no? Sono da casa. E lo mettiamo fuori in giardino. Perché? Vabbè, ce lo rubiamo, lo portiamo a casa, va bene? Va bene. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Un mio craft scritto, mi ha scritto una donazione craftosa, fa leggere. Oh, bellino. Brava, legge. Più di una, la miseria. Grazie Frank, Marco, Toon Design, tripla donazione. Sono a letto con la febbre, ma non mi perderei mai la vostra... Oh, che sei molto grazie, molto grazie. Fa piacere sapere che anche nella malattia... Vedrai che guarisci presto, non ti preoccupare. Ti servirebbe un futon. Perché tu con questo futon, quanto pare, diventerò un venditore di futon. Signor Ender, le interessa? Vabbè, lo apri, così, ci dormi, ti rigeneri un botto, poi ti alzi e lo ripieghi. Che spettacolo, che spettacolo. La tecnologia, la tecnologia. Questo è Lion, vabbè, che scopre le cose nuove. Allora, dicevo, ci serve assolutamente una luce. A me non pare che ci sia una luce tipica. Guarda che queste lanterne fanno luce. Ah sì? Certo, non sono decorative, funzionano davvero. Però non abbastanza. Ci serve più luce. Più luce? Però sì. Intanto posso permettermi di fare un'altra cosa? Dipende. Io adoro queste, mi piacciono troppo perché hanno i fiori di ciliegio sopra. Ah, posso metterle? No. Due. Vabbè, solo due. No, vabbè, che... Pizza però, uffa. Ma è un tocco femminile in questo posto, Va bene, mettile. No, che non le metto più. Non le metti più, allora vuol dire che non ti piacevano. Sì, che non mi piacciono. No, non ti piacciono, se no non ti dissuadevi dal metterle, no? Ho scoperto un'altra cosa. Guarda. Aspetta, ho rotto il tetto, ferma tutti. Ok. Che hai scoperto? Allora, praticamente c'è un tavolo apposta per il tè, che è questo. Aspetta, quindi volevo proporti di mettere tipo o sostituire questi tavoli singoli o metterli da un'altra parte, però i tavolini da tè, no? È carino, è però carino. Non abbiamo tanto spazio. O sostituire questi qui. No, questi no, abbiamo bisogno di seggiole. Senti, che ne dici intanto della cucina, come ti sembra? È bella, è bella, è bella. Inizia a mettere il cuoco, i cuochi. Almeno due. Ok, metto solo un attimo delle finestrelle in cima. Ok. Perché, sai, per ventilare un pochino. Va bene. Poveracci, muoiono di caldo lì dentro. Io ho caldo. Come è caldo? Io ho qua caldo. Dentro? Sì, okay. Perché guarda che il legno scalda tanto. Effettivamente. Ecco, facciamo così. Ok, va bene. Senti, mettimi gli chefs. Io trovo lo spazio dei tavolini da tè. Come si chiamavano? Si chiamano tea table. Ah, eccolo. Ok, l'ho trovato. Dunque, fammi pensare. Un tavolino da tè. E se ci fosse un giardinetto fuori? No, mi hai letto nel pensiero. Vedi che a volte siamo davvero connessi. Che bello. Non aspetta che sposto gli ombrellini, Ok. Allora, tavolino da tè, ne mettiamo uno qua e uno qua. Signor Ender, scusi, con questa sua scultura, da dove l'ha presa? Non è neanche vera giapponese questa qua. L'ha comprata in qualche posto toroccato. Vada, mettiamola qui, va? Che forse è esattamente dove era prima. Va bene lo stesso. Ne metto un'altra tipo qui. Ce ne sono altre comunque, Sì. Ma mi piaciucchia questa, queste però, qui dovrebbero essere... La togliamo da lì. Guarda. Oh, spettacoloso. Queste sono più belle. Sì. Qua all'ingresso sono più carine. Va bene, allora metti quelle due. Ok. Anche se, non so se le notate, ci sono anche le piante decorative. Le hai viste? No.
Sono veramente carine, guarda. Ah sì, quelle le ho viste, quelle le ho viste. Avevo intenzione anche di metterle, sai. Però ci vogliono occhiali. Io dentro ne ho messo un paio. Io metto, guarda, guarda che cosa metto sui tavolini, Allora. Però sui tavolini servono delle sedioline, ma ci penso io. Guarda il spettacolo. Questo qua gli metto l'omelette. A questo qua invece metto la padellina con la salsa di pomodoro. La padella va in cucina. No, perché a lui gli piace che gliela servono così. Ok? Ma c'è la tagliera. Gliel'hanno servita così. Ed è salsa di pomodoro. Metti la salsa di pomodoro nella tagliera, tu. Per favore, Sei un troglodita quando fai così. Non sono un troglodita, Anna. Sì. Vedi? Quando subito siamo in connessione, tu mi rovini la connessione. No, sei tu che la rovini. Sei peggio sola. Di quando nel cellulare non prende. Vabbè. Ecco, quello sì. Quando ti dice mi dispiace ma non hai più soldi. Oh, adesso vattene via, qua sto facendo io. T'ho detto di mettere gli chef. Sì, li sto andando a mettere. Bene. Perché non so più come entrare in cucina. Ma guarda te questa, che è sempre a rompere le scatole. Chi ti ha promosso capo del progetto? Ti odio. Ma come mi odi? Sì, ti odio, va bene. Oh. Ma guarda te questa qui, guarda te. Guarda che ti canto di nuovo Young Creeperino. No. Sarà meglio. Aspetta un attimo, ho letto una news dell'ultima ora. No, che cosa? Spinola vive nella casa che abbiamo costruito. Ma quale? Quella del signor Caroto? Quella col creeper dentro. Aspetta un attimo, allora il nostro figlio è fidanzato con una carota? Ma io non ho visto bambini là dentro, comunque. Ma a parte questo, c'è il signor Carota lì sulla piscina. Le carote del signor Carota. Nostro figlio è fidanzato davvero con una carota. Oh mio Dio. No, aspetta Anna, non può essere. Ho messo i nipotini arancioni. Non può essere. Ho messo 4 ombrellini sugli angoli della... Ci stanno molto bene. Comunque no. Non ci posso credere, non può essere la verità. Sono sicuro che scopriremo cosa cova in pentola, però. È carino così, Vieni a vedere. Sto mettendo gli chef. Ok, brava. Una volta tanto che fai quello che ti chiedo. Allora, da fuori comunque è bello, secondo me. Fuori metti una cascata. Effettivamente non è una brutta idea, Credo di poterla fare anche. Allora, una cascata. Solitamente le cascate sorgono dalla pietra, no? Giusto, Anna? Brava. Sì, quindi noi facciamo tutta... Ma guarda, non è proprio necessario, anche perché ci sono le cascate tipiche giapponesi. Hai presente i giardini giapponesi? Sì. Ecco. No. Però... Vabbè. Come non detto. Aspetta, sto a fare la cascata! Fai. Allora, aspetta che non sono sicuro che mi viene bene, Perché l'acqua è un po' imprevedibile nelle sue azioni. Allora, fatemi... Allora, credo... Aspetta, Ok, così dovremmo esserci. Così dovremmo esserci. Sono venuto a dare supporto. No. Questo lo fa io. Sono il mastro delle cascate. Aspetta che... Guarda che ti combino, Stai a vedere? Sì. Ok. Guarda là. La sto facendo molto nature. Vedo. Molto naturale, se no poi viene stramba. Così. Qui facciamo così. Così. Non ci si può arrivare, è una cascata ornamentale, non è che ti puoi fare il bagno dentro. Però, vediamo un po'. Allora, proviamo, vediamo se funziona. Ma ci vuole la sabbia. No, è una cascata solo così. Ti piace? Sì. È carina, no? Sì. Un po' sempliciotta. Ci voleva tipo qualche canna di bambù. Magari così è meglio? Che dici? Cosa hai cambiato? Ho tolto un pezzo. Ok. Boh. Il bambù dov'è? Non c'è! È bambueggia, vai. Bambueggia intorno alla cascata? Sì. Così non è male però. Fa un bel giro l'acqua. Un laghettino piccolino con i lily pad. Bella idea anche quella. Metto il bambù, Allora, metto questo qua. È un po' secco però. Piace lo stesso? Sì, tranquillo. Va bene, sì, dai, ci sta lo stesso. Qua è un po' difficile destreggiarsi perché la fontana occupa un po' di spazio. Ne facciamo un paio alti qui. Questo no, è tipo questo qui, così. Va là! Questo orto di bambù, secondo me, è molto bello. Ti piace? Sono un attimo dentro, arrivo. A me non dispiace vederlo così, no? Molto orientale. Mi piace. Questi hai usato. Sì.
io dicevo le canne da zucchero. Ma questo è più bambù. Ok, però è anche più grosso, insomma, un po'. È bellissimo! Fila dentro. Hai fatto i cuochi? Oh, ma non sono giapponese. Anna! Ok, ma cosa dovrei cercare, scusami? Per favore! Cambiali completamente, servono dei cuochi giapponesi. Questi sono italiani? Non è vero che sono ma italiani. Ma se sono Franco e Gianfranco! Li conosco io. Metti due cuochi giapponesi. Devono essere proprio di un giapponese che quando li ma vedi... Ma nella lista non li ho trovati. Ma sì che ci sono. Va bene, cercherò meglio. Cioè, no, aspetta. Ovviamente nella lista non li hai trovati. Devi prenderli dalla lista esterna. Sono giapponesi. E nella lista esterna non li ho trovati. Ma certo che li trovi. Ma cerca, cerca. Ma meglio. Cerca, servono giapponesi. Mica puoi fare. Signor Ender, guardi, io chiedo perdono. Anna voleva costruire un ristorante giapponese con i cuochi italiani. Gianfranco e Franco. Cioè, a me, insomma, guarda te. Allora, cos'altro manca? Secondo me manca qualcosa, lo vedo ancora. C'è qualcosa che non va. I tavoli sono spogli. Però, vero, non potendoci vero. Posare niente sopra, non c'è niente che possiamo fare. Capito. Per questo ti ho detto che magari si poteva rimediare. Purtroppo non possiamo esporre i piatti perché non ci si possono mettere sul tavolo. Già. Spillola non è una carota. Avvisa Anna. Aspetta un attimo. Non è una carota. Sono scappati di casa e sono andati nel bosco e hanno preso i fagioli. Questo l'avevo capito. Non pensavo che ci fosse però insieme anche spinola. Questa certa spinola. Dicono di fare il giardino zen. Sai che mi sta venendo un'idea carina? Cioè? E se io facessi che sul retro, tipo passando da qui, guarda, c'è una specie... Sto scorrendo la lista degli chef un attimo. Ok. Qua magari ci faccio una specie di passaggio che porta sul retro, che tra l'altro è proprio... Ops. Che c'è? Ok. Aiuto? Ok. Più o meno. Ho rotto un po' di porte. Bene. Vabbè, basta che le sistemi, non è un problema. Ci sto provando. Aiuto! È faticoso, lo so. Help! Fai del tuo meglio. Ci sto provando! È tutto un disastro che hai fatto. Mamma mia, sono impazzite ste porte. A parte che dobbiamo ancora fare il bagno, però. Volendo ci starebbe dietro, Però, io dietro volevo fare un'altra cosa. Allora, togliamo tutto dalle mani che ste cose si fanno tutte strane. Guarda che roba. Senti, non si può fa. Speravo di poter fare la porta da due, ma invece non si può fare. Quindi, come non detto, porta da uno sia. Comunque, posso finire di dire la cosa che volevo dire? Non riesco a finire di dirlo. Allora, stavo dicendo, da queste parti ci sta la foresta dove abbiamo trovato i fagioli. Sì, esatto, è vero. Ecco, dove c'è quello gnomo pazzo? È vero, me l'ero dimenticato lo gnomo pazzo, sì. Oh, ecco qua. Secondo me Bubolo è andato da quelle parti a prendere i fagioli. È lui che ci ha portato. Aspetta, questo ancora noi non lo sappiamo, Però, secondo me, lui sa che di là ci sono i fagioli e secondo me potremmo trovare da quelle parti la fidanzata. Tu dici che vive nella foresta? Scusa, Come, scusa, non vive nella casa con la carota? Non ci sto capendo più niente! Ma se non è una carota! Dov'è il nostro figlio adesso? Nostro figlio è a casa, non ti preoccupare. Con chi? Non lo so, questo. Col nonno? No, con la nonna. Con me la lo sono nonna? Ricordato, sì, ci ho pensato io. Col nonno io non ce lo lascio più. Se va in giro a gironzolare con le carote, io non lo so. Ma il nonno si impegna a tenere a bada Bubolo, lo sai. Ti impegna a dormire. Sì, soprattutto. Vabbè, è pur sempre il nonno, non puoi odiarlo. Comunque, da queste parti io sto facendo un bello spazio grande che volendo ci permette di creare qualcosa in più. Ok. Allora, vieni qua. Dunque. Sto ancora cercando. La miseria, ma Anna! Guarda che sono veramente difficili da trovare. Oh, però ne hai trovata una, circa. Perché circa? Beh, una cuochessa, però va bene. Perché, scusa, devono essere per forza uomini? No. Va benissimo. Hai visto che bellina? Sì. Ok, ora, io qua fuori volevo fare, mi hanno detto... Allora, tanto il bagno in qualche modo, secondo me. Secondo me. E ci dicono che dobbiamo assolutamente conoscere Spinola, però. E io vorrei anche.
Io no. Come no, Anna? No. Scusa, e sei una drogata? Ma è troppo piccola. Devi conoscerla comunque, non puoi mai essere sicura. No? Per forza. Ma non farò più uscire Bubbolo di casa. No, questo sarebbe molto sbagliato, Anna. Lo so, hai ragione. Allora, io qua dietro sto facendo una specie di giardino zen, perché me l'hanno suggerito molto, capito? Ma sei capace? No. Bene. Vabbè, ci sto provando, no? Cosa c'è di solito nei giardini? Senti, allora, io sto trovando solamente chef donne, perché... Ok. Di uomini, a quanto pare, si danno ad altri lavori. Vabbè, metti quelli, non lo so. Ok. Io volevo mettere qualcosa di orientale qua fuori, nel giardino zen. Però, a parte il bambù, quello grosso grosso, non trovo altro di orientale. Usa le canne da zucchero, sono più carine. No, perché ci andrebbe la sabbia e fa schifo. Scusami, ma tu hai mai sentito parlare di giardino zen? No. Sono quelli lì con la sabbia, con tutte le ondine strane. Ma allora non è quello che sto facendo io. No, vabbè, cioè, i giardini giapponesi sono anche altro. Però c'è la sabbia, non è che è un male se c'è la sabbia. Dici? Mm. Beh, allora, io sto facendo un po' tutt'altro. Però posso rispettare anche questa scelta con un po' di sabbia. Un po' di sabbia. Non tanta? No, poca sabbia. Ok, un po' di sabbietta qui. Il giusto. Così. Il giusto di sabbia, così. Mm. E poi è tipo un valore aggiunto questo qua, perché non fa proprio parte del ristorante sushi. Così. Ma più o meno. Dai, non è spettacoloso, però ci sta. Ma va bene, tranquillo. E nel giardino zen che cosa ci vanno? Secondo me ci vanno quelle cose dove ci si può sedere, no? Sì. Come si chiamavano? Ah, ma qui... Aspetta! Che c'è? Come si chiamavano i letti? Il futon. Futon. Ci vanno i futon. Ma in giardino. Perché così se uno è stanco, che ha mangiato troppo, si mette qua nel giardino zen, capito? E si fa un pisolo. Ok. Secondo me è perfetto, guarda. Quindi li mettiamo. Quindi sarà tipo non solo ristorante, ma anche tipo albergo? Pisolamia, sì. Pisolamia, va bene. Ristorante e pisolamia. Che mi bello. Piace. Guarda un po', quando puoi, eh. Allora, io metto anche i camerieri comunque. Ok. Metto molti futon. Ops. Tutti blu. Tutti blu. Ti piace? Che ne pensi? Mi asterrò dal commentare. È un dormitorio giapponese. Molto bello, bravo. Ad Anna non piace. Perché? No, perché non... Non ha senso? No, non ha molto senso, anche perché noi dobbiamo fare anche il bagno. E se tu metti quella cosa lì, il bagno dove lo facciamo? Ma a me piaceva un sacco. Va bene, Poi guarda, ci va anche tipo un po' di erba alta per dare quel senso di natura. In mezzo ai letti, tipo così. Ok. Viene, guarda, molto bello. No? Guarda. Questa è la mia risposta, guarda me per favore però. Aspetta. Vieni qua. Sì? Vieni, ecco, questa è la mia risposta. Ma mi hai chiuso fuori? Sì, dormi. Ma a me piace un botto. Vabbè, se ti piace allora, ascolta, qual è il problema? Ah, dicono di mettere degli ombrelli. Ma gli ombrelli... Sì, ma non lo secondate. Cos'è questo? Cosa hai scoperto? Altre cose belle? Un cesto da picnic? Che? Ma dai! Che c'è? Vieni a vedere. Ma arrivo. Ho trovato che cosa possiamo avere per tavoli. Questi tavoli sono super mega ultra tecnologici. Le porte osserva. Sono. Tac, tac, sono... tac, tac. Variano di pietanza da solo. Quello lì si chiama kotatsu. Brava, il kotatsu. Ed è invernale. Non importa, va bene, no? È piccolo. No, guarda, cioè, tipo noi a quelli gli mettiamo... Vieni, sì, seguimi, fammi vedere, illustra, non mi allora, parlare, fammi vedere. Ho capito. A quelli singoli però puoi. A quelli singoli sì. Non è che sì. Si ingrandisce, prova. No. Mannaggia. Sarebbe stata l'idea vincente. Però effettivamente puoi. Sì, a quelli piccoli sì. Però colorati diversi. Di che colore li vuoi, kotatsu? Ognuno di un colore diverso, grazie. Oh, porca miseria, un sacco di kotatsu mi devo prendere. Sì. Così...
questo verde. Quanti tavoli ci sono? 4. Ok, un kotatsu rosa, un kotatsu blu, un kotatsu arancione e un kotatsu verde. Oh. Ci mettiamo una pietanza diversa per ognuno. Quindi a lui brodaglia, a lui arancini, a lui zuppa e a lui niente. Niente. No, vabbè, due, dai, non può essere vuoto. Mettiamogli altri arancini. Ok, mi piaciucchia. Ora, chi è questo qua? Un attimo, ci sto lavorando. Va bene, intanto vado a vedere i cuochi, Sono due femmine? Sì. Beh, l'importante è che cucinano buono. Ora, sì, tranquillo. Andiamo di qua. Il mio giardino zen effettivamente non è il massimo. Effettivamente. Ah, Spinola ha scoperto dov'è il bagno. Nella casa dove vivono. Che noi abbiamo messo il bagno dietro i quadri. Ma pensa allora che genio. Allora è intelligente, sì, sì, è intelligente. La cosa va a suo favore, devo ammetterlo. Sì. Buono per lei. Io faccio un angolo bagno qui, Sì, sì. Allora, WC, no, com'è che era? Uom, no, com'era? Water. No. Toilet. No. Beh, questa mi serve. Sì, ma mi serviva il cartello, come si chiamava? Il cartello per essere eccoli qua. Bathroom e bathroom, ok? Allora, questo qua è il bathroom delle donne. Con la carta. Voilà. E qua invece faremo il bathroom degli uomini. Pure con la carta. Un po' più in alto. Voilà. Carta in basso. Vieni a vedere. Arrivo. Sì. Sto sistemando un attimo la seconda cameriera. Sicuro ti piacerà. È molto, molto bello. Ho paura. Il bathroom. Sì. Qua togliamo un po' di sto sentiero dell'ognomo. Che quello là vuole attirare la gente con i suoi... Maledetti, ti vedo, sai? Con i tuoi alberi pieni di fagioli magici. Zozzo. Vieni, Anna. Arrivo. Sì. Dov'è? Qui. Bagno delle donne. No, stai scherzando. E bagno degli uomini. Scusami, ma dov'è il bagno? È l'albero. Io non ce la posso fare. Dai! Sta andando a fuoco la foresta. Ma non è vero. Che stai a dire? Dove? Qui. C'è della lava e sta andando a fuoco la foresta. Ma davvero? Sì. E ripara, non so cosa è successo lì. C'è un secchio di lava qui. Che sono mica un pompiere. Non ne ho idea. Ok, a posto. Vieni, vieni. Hai visto il bagno? Ti piace? Dai, fa non schifo puoi, il bagno, non, dicono non i craft scritti. Non puoi essere serio, dai, ti prego. Ma non c'era bisogno che lo dicessero e fa schifo, lo so da me, ma è... Senti, in Oriente si fa così, si fa pipì negli alberi. Credo. Mamma mia, mi sto trattenendo dal dirti cose. Ma tu fai pipì negli alberi, non in Oriente, certo. Smettila. Ma senti, è bellissimo, è originale. Fate i bagni di quarzo. Beh, volendo posso fare l'albero di quarzo. Non credo che... Boh, a me piace. Poi non lo so, ognuno ha i suoi gusti. Io ce la farei la pipì. Non ne avrei alcun problema. Guarda là, porta che funziona. Questa qua è la cameriera? Sono due. Come si chiama? Sono uguali, sono gemelle. Sto avendo problemi con le porte. E gli piace saltare sui tavoli. Che gente hai messo? Vabbè, che devo fare? Senti, come si chiamano? Si chiamano cameriera, non hanno nome. Ehi! Non dire queste cattiverie. Come si chiamano? Non lo so. Non sono la proprietaria, capisci? Delle cameriere? Del ristorante. Allora gli darò io un no. Cosa stai combinando lì? Sto cercando di entrare in cucina per mettere la teiera. Hai fatto ma danno. Ma queste porte mi stanno facendo impazzire. Adesso ti vengo là e ti metto in punizione. Oh, porca miseria. Ok, devi cliccare il bordo. L'ho già fatto, grazie. Oh. Ma qua hai fatto danno, secondo me. No, perché ho chiuso tutto. Sei sicura? Sì. Che non mi hai buggato tutto. Stai quanto? Stai facendo piangere con questo lavoro, vai via. Che è colpa mia? Sì, perché fai i bagni attaccati alle piante. Non è attaccato alla pianta, il bagno è la pianta. E secondo me è artistico. Io ma non guarda ce la te. Posso fare. Ma non capisci proprio niente di artisticità tu. Ma comunque, i tuoi craft scritti che ti dicono? Che fa schifo, ma lo so da me che fa schifo il bagno. Però è... tanto non si vede. Cioè, chi... no? Oh, ma guarda te, troppe esigenze.
I bagni, l'acqua e la lava li hanno messi, Bubolo e Spinola. Mentre... Ma li hanno messi. Ma brutti vandali, ma che davvero? È diventato un piromane. Bisogna sculacciarlo fortissimo. Se piromanizza tutto in questo modo, quel fetente. Senti, quello dobbiamo trovare un'altra soluzione, perché secondo me queste cose le combina quando noi andiamo al lavoro, tipo adesso. Secondo te se torniamo tipo a casa di sorpresa, lo troviamo che sta facendo qualcosa di... Eh? Ah, io mi auguro per lui di no. Dici un po', ma senti un po', ma sta cucina è finita? Sì, però ogni tanto ci aggiungo qualcosina perché... Dai, va bene così, vieni fuori. Ok, quindi teoricamente abbiamo tutto. L'unica cosa che manca sarebbe un po' di... A parte che è un pelo buio. Il bagno. Porca miseria, ma perché non ti piace? Perché non è un bagno. Ma è un albero bagno. Hai mai sentito parlare dell'albero azzurro? Sì, lo guardavo quando ero piccola, era bellissimo. Ecco, dentro c'era l'uccello, no? Dodò, sì. Esatto. Ora, lui secondo te dove aveva il bagno? Nell'albero. Perché sì, non usciva mai? Ma era azzurro, se vuoi ti cerco se c'è del legno azzurro. Non c'è. Vabbè, lascia stare, non voglio... No. Scusa. No. Andrai a dormire in giardino tu, con un albero come bagno, va bene? E come letto. E come letto. Oh, ho letto un... È bellissimo il bagno tra i miei craft commenti. Quindi, vedi, c'è qualcuno a cui piace. Dobbiamo mettere i bonsai? Oh mio Dio, i bonsai non ci sono. Non mi sembra di averne visti di bonsai. No, ci sta la pianta questa qua, ma è più alta di un bonsai. Ci sarebbe anche quest'altra che è tipo simile, ma sempre più alta. Ci sono un sacco di cose particolari, tipo per esempio questa è una specie di cassettiera dove dentro c'è il tè. Vedi? Tipo la conserva del tè. Fa utilità. Vedi? L'ho messa qua. Ne metto due. Ti piace? Carino. Serve per conservare il tè. Ok, noi lo conserviamo poi... vicino all'albero del bagno. Sì. È buon tè. E poi c'è anche questo secchio qua, che dovrebbe essere curry, però non ho ben capito. Cioè, è molto bello e colorato, mi piace un botto, lo berrei, però non ho idea di che sia. Lo vado a mettere? Ah, l'ho già messo sul fornello, sì. Fa vedere? Ah, è vero. Beh, non si vede molto, però, vabbè. No, perché è sul fornello. Fammi vedere se c'è qualcos'altro. C'è una pianta di tè. Altri pozzi strani. Barili. Poi c'è una scatola di mele. La scatola di mele la mettiamo fuori. Che pure fanno comodo. Là. Ci vuole un po' di colore, un po' di merce. Sennò sembra inabitato questo posto, no? Veramente no. Solo che mi ho notato che l'ingresso è un po' stretto. O sbaglio? Un pochetto, eh. Scusa, se lo facessimo più largo. Così, guarda. Proprio facile facile. Un'altra porta. Un'altra porta. Ah no! No! Perché? Hai fatto un danno. Perché no, perché fai ste cose? Guarda. Perché quando ne apri una si sbaggano tutte se le metti una a fianco all'altra, vedi? Sì, però se tu tieni premuto shift. No. Praticamente cambia il verso verso cui si apre. Ok, ma è sempre buggata, quindi no. Rimetti com'era. È più stretto così. Lo so, ma se poi si infrangono le porte. Aspetta, qua è tutto sbagliato. Ecco, ok, sistema. Perché mi devi fare danni? Ok, ora va bene? Stretto come prima. Lo so. Senti, non è che le persone devono entrare 5 alla volta, va bene, no? Va bene. Manca la cassa. Ah, è vero. Beh, teoricamente dovrebbe stare dalle parti della cucina. Di solito è così. Cioè, almeno dove sono andato io era così. Se spostiamo questo qua e lo mettiamo tipo... Perché tocchi? Tu tocchi quello che ho fatto io, quindi taci. Ma scusa, la mettevamo qui tipo... Ah, vuoi metterla lì, ok? No, dove? ormai... No, beh, teoricamente ci può stare bene anche di là. Vabbè, lo metto qui. Quindi questo qua lo mettiamo al posto di sta cosa qui. Sì, per forza. E una cassa, quindi cassa. Mettiamo quella un po' più anticaglia. Ma cassiere fuori in cucina. Beh, non è la cucina, Cioè, come se no? Tu ci fai caso, questa è cucina, ma anche bar. Quindi è giusto. Ok, va bene. Fai tu. Io non cerco ci passo, il cassiere. Però.
Aspetta, non serve il cassiere. Devi fare il giro da fuori. Ma non scusa, serve. Ma tu sei mai stata in un ristorante cinese? Sì. Ecco, fanno tutto tutti. Ok. Lo sai che è così? Vabbè. Va bene, questa cassa è un po' antica, ma va bene, secondo me. Grazie, devo passare. Prego. Qua chiudi. E ora sei intrappolata lì dentro per sempre? No. Ah, ok. Perché le porte le so usare. Ancora che mi rompi le porte! Ah, guarda te, io le porte le so usare. Ok, direi che abbiamo completato la nostra costruzione comunque, Signor Ender, dici che è finita, non ti piace? Sì. Ti piace, sì? Sì, sì, molto bellino. Ok, è molto bello. A proposito, ma sei sicuro che va bene che la sala del tè non ha tipo un recinto o qualcosa, no? È all'aperto. Ok, una piantina, posso metterla tipo così? Sì. Volendo ci sarebbe, però è bruttarella, cioè tipo una cosa del genere. Per dire. Non mi piace per niente. Perché no, devi vabbè, dare togli, suggerimenti dai. Brutti ogni volta? Ecco perché non ti do retta, perché la metà delle volte dici cose che non dovresti dire. Io con te non ci lavoro più. Ma il signor Ender ha assunto me. Non e puoi perché non allora lavorare. Io sono qui. Perché io ti sfrutto. Per aiutarmi. Grazie. Smettila di toccare le porte. Sto sistemando il verso, così quando le apri è più facile. Ma non si apriranno mai, sono muri. Guarda. Vedi? Voi... Anna! Che c'è? La vuoi smettere? Mi sono dà fastidio, muri. Va bene, no... confesso. Mi dà fastidio che le manopole siano ognuna in un verso strano. Mi dà fastidio. Ah, ok, ok. Vieni qua adesso, subito qua. Ma non... Lascia stare, sono muri. Oh, va signor bene. Ender, vieni qua. Abbiamo finito. Anna oggi è stata molto monella. Continuava a cercare di fare cose che non doveva fare. Guardate questa. Però abbiamo terminato. È venuto secondo me molto bene. Quindi mi raccomando, la paga, perché siamo da un mese arretrato. Quindi non dico niente. Va bene? Sì, sì. Vuotati le cose perché così ti toglie lo strumento creativo. Sì, sì, non ce l'ho nemmeno oggi, io mi sa. Ma ormai mi sono preso il permesso. Vieni, andiamo. Torniamo a casa di sorpresa, così magari sorprendiamo Bubolo. Che dici? Ok, ok, ok. Noi torniamo aspetta, no, tutti. No, fermo. Hanno detto i tuoi craft scritti che la ragazzina dovrebbe vivere lì. Aspetta, fammi riprendere il cellulare. Che sennò il signor Ender se lo tiene, me lo lascio sempre qua. Ecco qua. Questo lo togliamo e questo palo andrebbe tolto pure. Mi dai una mano? Sì, grazie. Penso io. Ok, andiamo. Devi levarti la modalità creativa, ti ho vista. Fatto. Guarda questa che cerca di rubare le permessaggini dal signor Ender. Dicevi sulla casa? E ti stavo dicendo. Sbirciamo un pochino per vedere se c'è qualcuno. Ok, è impossibile, c'è tutto lo steccato. Ma io ho visto da dove costruivamo, io ho visto. E non c'era nessuno in casa, tranne il Creeper. Creeper c'era. Tranne il Creeper. E allora questa ragazzina dov'è? È un Creeper? Oh mio Dio, nostro figlio è fidanzato con Young Creeperina. Vabbè. Non credo proprio. Entriamo di sorpresa e vediamo se lo sgamiamo. Vieni, Ok, aspetta, entriamo dal garage. Ok. Anzi, allora entriamo da sopra. Vieni. Ok, vai. Aspetta, piano, mi raccomando. Salta, non... Ma ce la facciamo? Sembra di no. Non è che tipo... Sì. Ok, come hai fatto? Ah, ok, aspetta. Lasciati saltare. Eccomi. Mi lascio saltare. Aspetta. Sì. Ecco. Vai. Ok, ci sono. Zitta. Andiamo. Aspetta. Corri. Secondo me lo troviamo a fare party con la sua fidanzatina. Vieni. Anna? Sì. Sì, ma se devi essere soppiata, sbrigati. Corri. Scusa. Ok. Ti abbiamo beccato! Bubolo! È da solo. Ma è la nonna. La nonna se n'è andata. Evidentemente ci ha sentito arrivare e se n'è andata. Ma questa roba è quei gomitoli. È vero. Beh, allora è normale, ma cioè, eri da solo tu? Non era con te la tua fidanzatina? Bubolo. Sembra di fare il finto tonto, Sta facendo il finto tonto. Già, va bene. Se ne ridai solo. Mamma e papà sono tornati, hanno finito di lavorare. Boh, io mi aspettavo di beccarlo. In ogni caso direi che possiamo chiudere qui la Craft Live. Che dici, Anna? Sì, vado a preparare la cena io.
per il bimbo solo. Io già avevo in mente di fare il titolo clickbait, tipo ho beccato la fidanzatina di mio figlio. Invece no. Però vabbè. No. Ah, vabbè. Che vita. Va bene, per questa volta Craft Scritti, il vostro Lionio vi augura una buona serata. C'è anche Anna, credo. Dove sei? Com'è che ti chiamavi tu qui. Il tuo nome di youtubera? No, ormai non sono più niente. Young Annina. No. E per questa volta out.